Lui insisteva perché lo facessi entrare, ma io non ho voluto perché avevo paura. Avevo paura perché non sapevo che fine avesse fatto Giulia e di cosa fosse capace lui. È stata l'amante di Alessandro Impagnatiello a dire queste parole ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano lo scorso 31 maggio alle 10 del mattino. L'uomo era ancora libero, anche se gli investigatori erano ormai certi della sua colpevolezza. Qualche ora dopo sarebbe stato fermato per l'omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi di un maschietto che sarebbe stato chiamato Tiago. Le parole della giovane, collega di Impagnatiello in un bar esclusivo del centro di Milano, hanno confermato i sospetti dei militari. Gli investigatori sapevano che quella paura potrebbe aver salvato la giovane dal destino atroce che ha colpito Giulia Tramontano e il suo bambino. L'avrebbe uccisa se lei l'avesse fatto entrare? A questa domanda ovviamente non si può rispondere. Nel frattempo l'amante si era rifugiata a casa di un'amica per trovare un po' di tranquillità, ma per le indagini è stata fondamentale la sua ricostruzione della giornata del 27 maggio, quando incontrò per la prima volta Giulia Tramontano di persona. In questo modo gli investigatori hanno potuto stabilire cosa è accaduto nelle ultime ore di vita della vittima e il possibile movente che avrebbe spinto Alessandro Impagnatiello a ucciderla. L'amante ha raccontato la sua relazione con il barman e le tante bugie che lui le aveva raccontato. Ha detto anche della messa in scena che faceva quando lei lo raggiungeva a Senago, in via Novella 14, che sarà poi la scena del crimine. Faceva scomparire tutte le foto e le cose di Giulia, come se non fosse mai esistita. L'ispettore le chiede: «Il giorno di sabato arrivate lei e Giulia a darvi un appuntamento. Perché?» Lei risponde: «Avevo scoperto le menzogne che mi aveva raccontato». Così la giovane ripercorre la vicenda del falso test del DNA. Alessandro aveva cercato di convincere la sua amante che il bambino che Giulia Tramontano portava in grembo non era suo e aveva persino falsificato un test del DNA da consegnare alla donna. Ecco le parole dell'amante. «Gli chiesi di farmi vedere il test del DNA. Lui, dopo qualche giorno, si presentò da me con la busta del laboratorio mostrandomi il test negativo. Ma il futuro assassino non è un bugiardo convincente, perché giorni dopo la giovane lo smaschera. Ha fatto l'errore di prestarmi il suo iPad, questo il 6 maggio durante il mio viaggio a Lisbona, e lì ho trovato la cronologia e ho visto che aveva preso il logo su Google e un facsimile del test. Poi sui documenti ho trovato il test da lui composto, quindi ho avuto la certezza che fosse falso. Quando sono tornata, ho aspettato un po' a metterlo alle strette per raccogliere altre prove. Poi, il giorno del mio compleanno avrei dormito da lui e gli avrei detto tutto. Ma il giorno in cui la verità sarebbe venuta a galla tra i due non arrivò mai. Ecco perché. Lui mi disse che a casa sua si era rotto un tubo e venne lui da me. Io non gli credetti. Non potevo andare da lui perché lì c'era Giulia. Ho anche scoperto dopo, da lei, che la sera del mio compleanno per dormire da me le aveva detto che andava a una grigliata in Emilia. Alessandro Impagnatiello aveva costruito un castello di bugie che il 27 maggio improvvisamente è crollato. L'amante, certa di essere stata tradita e imbrogliata, trova il numero di Giulia sull'iPad preso in prestito dal traditore e la chiama. Sono le 14:38 di sabato 27 maggio. Racconta ai carabinieri. Mi sono presentata, ma lei sapeva già chi fossi perché aveva iniziato a informarsi su di me. Così ci siamo accordate pacificamente per incontrarci, entrambe vittime di un bugiardo. Infatti, come ha spiegato la donna, le due avevano deciso di attirare Alessandro Impagnatiello in una trappola, facendosi trovare entrambe nel bar in cui lui lavorava. Impagnatiello, però, resosi conto della situazione, si fece dare un permesso e sparì. Per gli investigatori, tornò a casa e iniziò a pianificare il suo crimine, anche se al momento l'aggravante della premeditazione non è stata contestata, in quanto il tempo trascorso tra le ricerche su internet su come bruciare un cadavere e il reato è stato molto breve.
In precedenza aveva fatto una ricerca sull'effetto del veleno per topi. Quando Giulia Tramontano e l'amante si erano incontrate, erano le 17:30 circa. Giulia era giunta in metro dopo che la madre di Alessandro Impagnatiello, Sabrina Paulis e il suo compagno le avevano dato un passaggio da Senago fino alla metro. L'amante racconta che sono entrate subito in sintonia, decise a sbarazzarsi del traditore. Il nostro incontro è stato cordiale, ci siamo abbracciate per solidarietà femminile. Giulia, poi, lascia l'amante del compagno dicendole che sarebbe tornata a casa da lui e l'avrebbe lasciato. L'amante, a quel punto, ha un presentimento e lo racconta al carabiniere che la sta interrogando. Dice a Giulia, se hai bisogno puoi venire da me a dormire e non tornare. Ma la donna la tranquillizza. Come poteva immaginare che il padre di Tiago l'avrebbe uccisa? Così viene riaccompagnata a casa dalla suocera. Sabrina Paulis sa cosa è andata a fare la nuora a Milano? È a conoscenza del tradimento? Per gli investigatori sa tutto e solidarizza con Giulia. Le dice di lasciare il figlio perché non sa prendersi le responsabilità. Accompagna Giulia davanti casa e lei entra, ignara che Alessandro Impagnatiello l'avrebbe uccisa di lì a qualche istante. L'analisi del sangue trovato in salotto mostra che l'uomo ha aggredito Giulia da dietro e l'ha pugnalata alla gola per farla smettere di urlare. Gli esami preliminari sul corpo della 29enne mostrano che l'uomo l'ha colpita con almeno 37 coltellate, due delle quali fatali al collo. Una ha tagliato di netto la carotide. Sul corpo non sono stati trovati segni di difesa e non risultano segni di coltellate al ventre. Poiché alcune parti del corpo erano bruciate, non è possibile determinare l'ora esatta del reato, avvenuto tra le 19, dopo che la suocera l'aveva riaccompagnata a casa, e le 20:30, quando l'amante di Impagnatiello ha cominciato a cercarla. Si prevede un approfondimento delle indagini. Quello che è certo è che Giulia muore dissanguata nel giro di qualche minuto. Nel frattempo, a Milano, l'amante è agitata. Ha un terribile presentimento e alle 20:29 chiama l'ex rivale in amore, ma non risponde nessuno. Alessandro Impagnatiello cerca di bruciare il corpo nella vasca da bagno, ma senza successo. Tuttavia, quando si accorge che l'amante sta cercando di contattare Giulia, trova il tempo di calmarla. Per farla tacere, le invia un messaggio dal cellulare della compagna ormai deceduta. Scrive: «Non sono stata sincera con te, lasciami stare, me ne vado». L'amante dice ai carabinieri che queste parole le sono suonate subito molto strane. Così incalza il ragazzo, lo chiama e gli chiede di Giulia. Lui risponde che non c'è. Accende la telecamera del cellulare e le mostra le stanze della casa, forse già pulite, ma non il bagno. Alle 23:30, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'assassino trascina il cadavere di Giulia per le scale e lo porta nel garage, dove cerca di bruciarlo una seconda volta con la benzina. Alle 2:30 è a Milano, sotto casa dell'amante. Vuole entrare. Vuole farle del male? Non lo sappiamo, ma quello che è certo è che la giovane donna è spaventata. Ecco le sue parole. Io ero ancora all'Armani. Era 1:30, lui ha iniziato a scrivermi che voleva vedermi e parlare da solo senza Giulia per mettere un punto sulla vicenda. Le sue richieste erano talmente pressanti che mi ha accompagnato a casa un collega perché anche i colleghi, che sapevano, erano preoccupati. Giunta a casa noto Alessandro alla fermata del tram. Sono salita in casa senza farmi vedere. Mi ha scritto, poi ha iniziato a citofonare. Alla fine è salito e gli ho parlato tramite le sbarre delle finestre del ballatoio. Non l'ho fatto entrare, continuavo a chiedergli dove fosse Giulia. Un panettiere che vive in quella casa ha visto quello che è successo e ha spiegato ai carabinieri che l'uomo era molto agitato. La sensazione che possa essere successo qualcosa di terribile a Giulia comincia a insinuarsi nella mente dell'amante. È lei a dirlo ai carabinieri. Anche il giorno dopo gli ho chiesto di Giulia. Ho provato a richiamarla la domenica e poi ho notato che lui aveva dei guanti in lattice azzurro nello zaino. Il dettaglio dei guanti aumenta la paura della donna, ma Alessandro Impagnatiello ha altre cose da fare.
Deve occuparsi del cadavere di Giulia che portava in grembo il suo stesso figlio e lo deve far scomparire mentre fa finta di denunciarne la scomparsa e di essere un futuro padre disperato. Va a comprare un carrellino per spostare il corpo e dei prodotti per pulire i pavimenti. Poi deve fingere di cercare Giulia e coinvolge la madre. Va con lei in un bar vicino casa a chiedere se ci siano delle telecamere. Fa intuire che potrebbero averla filmata prima della sua scomparsa. In realtà, forse, il ragazzo voleva accertarsi di poter spostare il cadavere senza essere ripreso. Ha detto il gestore: «Quando sono venuti mi sembravano freddi. La mamma, un po' più agitata, mi ha chiesto se la telecamera avesse ripreso la sua fidanzata che non si sa dove fosse finita. Lui era normale, per nulla preoccupato». La madre dell'uomo non c'entra. Il reato di favoreggiamento tra parenti stretti non è stato commesso e la donna non era a conoscenza dell'omicidio commesso dal figlio, anche se aveva dei dubbi. Dalla prigione, Alessandro Impagnatiello ha fatto ritrovare patente, bancomat e carta di credito della vittima. Sono stati trovati in un tombino vicino alla stazione della metro Comasina. Lì potrebbero essere stati trovati anche il telefonino e il coltello del reato. Giulia e Tiago riposano a Sant'Antimo dopo il funerale in forma privata.